Oggi avrò l'opportunità di parlare di un tema estremamente rilevante e, come dire, ricorrente, no? Nei processi di scambi, nei processi di trattamenti di dati personali, e mi riferisco appunto allo scambio di dati personali che intercorre tipicamente dal soggetto che li acquisisce in via principale, ovvero il titolare o i titolari dei trattamenti, nei confronti di soggetti terzi che a vario titolo, in varia natura, intervengono nelle operazioni di trattamento. Quando parliamo di scambi di dati personali, ovviamente il principio cardine da tenere in considerazione nella fase preliminare, quindi valutativa delle operazioni di trattamento connesse e preliminare allo scambio, è quello della esatta identificazione dei ruoli privacy che gli interlocutori che in un qualche modo sono coinvolti nei processi, nelle operazioni di trattamento, rivestono tutta quella che è la fase di catena di distribuzione e lavorazione del dato, che tipicamente è finalizzata a due ambiti prestabiliti. In primo luogo, senz'altro a quello di consentire la fruizione di una serie di funzionalità, servizi, beni nei confronti degli interessati del trattamento. Dall'altro lato, ovviamente gli scambi di dati, i trattamenti che si connettono ai trasferimenti, sono legati anche alla, necessità da parte del titolare principale di gestire alcune fasi specifiche del trattamento che magari in via autonoma o indipendente non è in grado di svolgere, e di conseguenza si rende più che necessario il coinvolgimento di soggetti terzi che a vario titolo intervengono nella catena del trattamento. Ovviamente tutto quello che ci stiamo dicendo deve tenere conto di alcuni aspetti fondamentali e basilari nelle operazioni di trattamento, ovvero il rispetto di alcuni principi cardine che poi, come spesso si sente dire nel mondo della data protection, sono legati alla salvaguardia del principio di correttezza del trattamento, di pertinenza del trattamento e quindi anche di non eccedenza rispetto alle operazioni svolte. E senz'altro, non da ultimo, il rispetto del principio della liceità. Ecco, questi sono principi generali applicabili a tutti gli ambiti connessi ai trattamenti dei dati, che assumono ancora maggiore forza e rilevanza in quello che è interconnesso all'ambito legato agli scambi di dati personali. Ovviamente, come ci dicevamo prima, l'identificazione del ruolo data protection è fondamentale. E attività propedeutica a che cosa? Attività propedeutica senz'altro alla corretta formalizzazione di quelli che poi sono gli accordi sugli scambi dei dati. Ogni operazione del trattamento, tipicamente finalizzata alla gestione di un processo di business o operativo a funzione sia del titolare che a salvaguardia dell'interessato, richiede la formalizzazione di accordi. Da un lato parliamo senz'altro di accordi di natura commerciale che in un qualche modo poi costituiscono il fondamento preliminare e su cui chiaramente poi trovano terreno fertile gli accordi invece sugli scambi e protezione dei dati che diversi soggetti possono essere chiamati a dover stipulare in ragione del ruolo che ricoprono. Tipicamente noi ovviamente possiamo parlare di quattro macro rapporti che entrano in gioco nei processi di scambio e condivisione dei dati, rapporti tra uno o più soggetti che in qualità di autonomi titolari appunto scambiano, condividono, mettono a disposizione o ne consentono l'accessibilità dei dati a un altro soggetto in qualità di autonomo o indipendente titolare. Parliamo di casi residuali, anche se nella sostanza poi sono meno residuali di quello che potrebbe apparire, di contitolarità di trattamenti sui dati personali. In alcuni ambiti, ovviamente, parliamo anche di casistiche che vedono coinvolti dei soggetti che agiscono in veste di responsabili del trattamento. Non da ultimo, è possibile che si verifichi anche una casistica per cui altri soggetti terzi rispetto ai titolari abbiano una qualifica di preposti autorizzati o comunque sia soggetti che svolgono secondo un certo tipo di istruzioni e secondo un certo tipo di modalità operative alcune fasi o operazioni del trattamento. Quindi, come ci dicevamo, la corretta identificazione dei ruoli data protection è senz'altro uno step fondamentale perché
perché da questo ne deriva poi anche una corretta identificazione di quelle che sono le obbligazioni poste in carico ai vari soggetti che intervengono nella catena di gestione e distribuzione del dato. Sicuramente quando parliamo di regolamentazione ci si riferisce tipicamente agli accordi ex articolo 28 del GDPR, quindi i cosiddetti contratti o atti di nomina a responsabile del trattamento, oppure addirittura agli atti di contitolarità del trattamento ai sensi dell'articolo 26 del GDPR. Una cosa fondamentale nel contesto della identificazione dei ruoli, che non ci dimentichiamo deve avvenire sempre sulla base della realtà fattuale delle operazioni di trattamento. Spesso nella mia esperienza mi è capitato di scontrarmi, soprattutto a cavallo, insomma, con l'applicabilità del GDPR, quindi a ridosso 2018, con delle situazioni in cui si cercava, per necessità di business operative o per fare leva su situazioni soggettive ricoperte all'interno di contesti strutturati, di identificare a tavolino quelli che potessero essere i ruoli data protection ricoperti dai diversi interlocutori nella catena di gestione del dato. Nulla di più sbagliato, perché quello che conta effettivamente è la circostanza fattuale rispetto alle operazioni del trattamento, ma soprattutto la verifica della sussistenza di presupposti e circostanze legittimanti rispetto all'identificazione di uno scenario di titolarità autonoma piuttosto che di contitolarità, piuttosto che di responsabilità rispetto al dato. Beh, queste valutazioni si svolgono sulla base di una serie di parametri oggettivi univoci e mi verrebbe anche da sottolineare asettici rispetto al contesto. Quindi senza dubbio non si verterà in una situazione di probabilmente contitolarità o titolarità autonoma in tutti i casi in cui un soggetto che riceve o in qualche modo è autorizzato ad avere visibilità o accessibilità sui dati li tratta secondo istruzioni ben specifiche, entro limiti ben stabiliti da parte del soggetto che in un qualche modo li mette a disposizione, quindi il titolare principale o originario, e ovviamente quello che conterà quindi è verificare la sussistenza di presupposti che possano far propendere verso una situazione di fatto differente da quella che potrebbe essere prospettata a tavolino. Ovviamente nei contesti della gestione e strutturazione degli accordi occorrerà sia che si tratti di accordi di nomina o identificazione di un responsabile o più responsabile del trattamento, sia negli ambiti della contitolarità, è determinante e fondamentale andare a identificare le misure poste a salvaguardia degli interessati coinvolti nei trattamenti, interessati che a loro volta nelle informative sui trattamenti dei dati debbono essere stati resi edotti rispetto alla catena di circolazione e di distribuzione dei loro dati. Quindi soggetti terzi a cui i dati potrebbero essere trasmessi devono chiaramente essere comunicati agli interessati in fase di rilascio dei dati. E un altro elemento senz'altro fondamentale in questi accordi sugli scambi dei dati è la designazione di ruoli, responsabilità e service level agreement specifici in termini di gestione di eventuali eventi di violazioni sui dati personali. Come molti di voi sapranno, la normativa di settore ci impone di gestire una serie di adempimenti connessi alla violazione dei dati personali entro un arco temporale molto limitato. Situazione che rende ancora più importante la strutturazione di accordi forti con dei livelli di servizi e di comunicazione e notificazioni interne attraverso i canali identificati tra diversi soggetti che intervengono nel trattamento, in maniera tale da permettere al titolare e ai responsabili o ai contitolari coinvolti nei processi di gestione del dato di rispettare anche ovviamente le prescrizioni normative. Non da ultimo, un altro elemento su cui mi soffermo brevemente è quello della necessità di mettere a disposizione del titolare o del contitolare una serie di misure volte a verificare il rispetto degli obblighi normativi relativamente al processo di gestione del dato. Questo in che cosa si traduce fattivamente? Si traduce nella possibilità per il titolare o il contitolare del trattamento del dato di eseguire attività di audit,
di eseguire attività connesse alla messa a disposizione di monitoraggio reportistica periodica rispetto agli scambi dei dati, elementi essenziali perché poi consentono da un lato all'interessato di avere una tutela rafforzata rispetto al trattamento svolto sui propri dati, ma dall'altro consentono anche ai vari interlocutori coinvolti nei processi di gestione di essere maggiormente accountable e di conseguenza di poter fornire valida e opponibile evidenza in caso di controlli, ispezioni, accertamenti o attività investigative da parte delle autorità rispetto alla correttezza delle attività poste in essere. Ecco, nei contesti in cui mi sono sempre trovato ad operare, un tema particolarmente rilevante relativamente ai processi di scambio dei dati è quello legato agli ambiti degli scambi o della messa a disposizione di informazioni infragruppo. Quindi nel contesto di gruppi internazionali strutturati dove spesso e volentieri abbiamo società controllanti che esercitano la loro direzione e coordinamento nei confronti di società controllate, è importante avere presente dei principi basilari, ovvero che l'ownership dal punto di vista data protection sui dati personali è ovviamente determinata da una serie di parametri che non necessariamente si sposano con esigenze di gruppi strutturati rispetto all'identificazione di ownership che potrebbe essere fatta tenendo conto dei pesi che si rivestono all'interno di un'organizzazione. Quindi è possibile che una società controllata da una società capogruppo a sua volta sia titolare del trattamento del dato e di conseguenza sia chiamata a sua volta in un contesto di scambi infragruppo di dati a porre in essere una serie di adempimenti anche di natura contrattuale alla stregua di quelli precedentemente menzionati rispetto agli scambi tramite strumenti variabili verso soggetti esterni alla propria organizzazione. Da questo ne deriva la necessità di stipulare degli accordi infragruppo che consentano uno scambio, una condivisione del dato in maniera adeguata, ma soprattutto nel rispetto di quelle che sono le misure di salvaguardia precedentemente menzionate, quindi no? Chiari service level agreement, chiare indicazioni sulle obbligazioni e vincoli di natura contrattuale sulla gestione del dato, ma non solo, negli ultimi anni si è sempre fatto più largo il concetto della messa a disposizione di grandi quantità di dati attraverso i cosiddetti data lakes, che prevedono una modalità diciamo nuova o differente rispetto al passato di scambio del dato messa a disposizione, che si sostanzia nel collocamento del dato in ambienti condivisi che possono essere in un qualche modo consultati o a cui è possibile accedere nel contesto di gruppi molto strutturati e secondo una serie di profili autorizzativi in connessione a delle finalità specifiche è possibile alimentare direttamente questi enormi data lakes in maniera tale da consentire degli scambi più agevoli, più istantanei e sicuramente strutturati. Ecco, qui è molto importante avere come riferimento i concetti anche di privacy by design e by default nella strutturazione di questi ambienti, di questi meccanismi di condivisione del dato, in quanto elementi essenziali che debbono consentire al titolare di svolgere dei monitoraggi sono sicuramente la possibilità di capire chi ha svolto determinate operazioni in questi ambienti, per quale necessità specifica e soprattutto anche se questa finalità specifica è connessa agli accordi pattuiti nel contesto del gruppo nel quale poi avvengono gli scambi e la condivisione dei dati oppure no. Questo è un elemento sicuramente di rilevante interesse soprattutto per quello che riguarda poi la gestione dei servizi in contesti molto strutturati come può essere il gruppo ING ad esempio, e ovviamente pone particolare attenzione a questa tematica chi deve anche dare corso o in qualche modo è coinvolto in contesti di scambi di dati personali anche in aree extra-UE. Altro tema che richiederebbe sicuramente molto più tempo e un'analisi maggiormente di dettagli per poter essere sviscerato, quello che nel minuto e mezzo che mi rimane a disposizione mi sento di dire è che sicuramente i contesti di scambi di dati personali in aree
extra-UE o transfrontaliere deve rispettare ovviamente i principi generali della normativa, ma al tempo stesso è molto importante capire i limiti di ammissibilità, i perimetri che sono in un qualche modo garantiti a livello di copertura, sia di natura contrattuale ma anche operativa per gestione dei processi di business, ad esempio delle cosiddette BCR infragruppo che consentono, ai sensi di quanto stabilito dal GDPR, di garantire una misura di adeguatezza sicuramente ponderata nel contesto dello scambio del dato, ma che al contempo non deve necessariamente essere scambiata o in qualche modo surrogare alla necessità di stipulare poi dei data processing agreement, quindi degli accordi di scambio di dati dedicati, che trovano però come loro presupposto legittimante rispetto al contesto transfrontaliero le cosiddette BCR. Discorso a parte meriterebbero anche i temi legati magari alla Brexit o alla Privacy Shield e alle conseguenze che ha comportato la sua in qualche modo dichiarazione in qualche modo di illegittimità da parte della Corte Giustizia dell'Unione Europea nel luglio del 2020.